Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzo e oggi siamo in un nuovo episodio di The Sims e oggi non siamo proprio nel gameplay ma stiamo per vedere finalmente, per conoscere i genitori della nostra Martina perché tanto li andremo a trovare e quindi volevo farvi vedere in Crea un Sim e nel CAS come sono questi Sim, come si presentano i loro caratteri, le loro personalità e soprattutto i loro look. Allora, iniziamo dal papi. Raga, adoro che gli ho messo questi capelli perché ogni volta non li uso mai. E finalmente c'ho il papi con la pelata. Adorabile, adorabile. È una bella barba riccia. Lui è Ernesto, ragazzi. Ernesto Cobalto, il papà della nostra Martina. Ha una dinamica familiare con la moglie Alessandra in maniera stretta e come ambizione è asso della pesca. È un po' pessimista, ama l'aria aperta, ma è un buono di per sé, è un bonaccione. Cosa preferisce e cosa non gradisce? Gli piace chiacchierare, gli piace la musica cantautorale, infatti gli piace anche la scrittura, quindi scrive dei pezzi di cantautorato, gli piace comunque raccontare storie. Adora l'arredamento industriale anche se vive a Windenburg e adora il verde. Cosa non gli piace? Lo stile raffinato, quindi le persone, lo stile in generale troppo sofisticato, gli piace essere molto più alla mano e non gradisce i sim senza ambizione, quindi gli piacciono comunque delle persone che hanno un'ambizione, che hanno dei sogni, hanno delle cose, diciamo, no, da voler costruire. E Martina, per l'appunto, ha il sogno di diventare una magnate, di vendita di cibo. E quindi a lui piace tantissimo la figlia che ha questo sogno. Andiamo a vedere i suoi look, ragazzi. Come vedete, ragazzi, il nostro Ernesto c'ha un po' di pancetta. Questo è il look da giorno, comunque giovanile ma molto comodo. Mi piace tantissimo questo cardigan in lana che si è messo, però anche il jeans con lo strappo sul ginocchio fa la sua parte. Andiamo nel look elegante, oddio che bello col pancione, con la pancia, bello paciocco. Lui è troppo tenero, ragazzi. Questo è lo stile elegante. Il look sportivo, tutto in grigio, una tuta. Il look da notte è un uomo comunque, ragazzi, adulto, quindi non deve né mostrare fisico, non gli interessano queste cose. Da festa, molto semplice, con una scarpa in stile, diciamo, come si chiamano, le Samba, tipo che vanno molto di moda quest'anno, e ha il suo maglioncino, il suo pullover con la camicia sotto, il suo jeans, costume da bagno, eccolo qui con tutta la sua panciona. E poi abbiamo clima caldo e clima freddo. Il cardigan c'è sempre, raga, gli piace tantissimo. È simile a quello del look da giorno, però questo è un cardigan ulteriore al maglioncino e la maglietta che porta da sotto. A me piace veramente tanto Ernesto, mi sa di simpaticone, mi sa di paciocco, mi sa un po' di Ugo Antonellini di The Sims 1, non so perché. E io sono un po'. Si chiamavano gli Antonellini? Sì, quello con cui si faceva come si dice, il tutorial. E a me piace tantissimo Ernesto, è un pacioccone. E andiamo avanti, ragazzi, perché l'avete già vista nello scorso episodio, nell'episodio di ieri, se non erro, la nostra Alessandra Cobalto. Ragazzi, cioè, ora capite perché Martina è così bella, anche se ha preso gli occhi dal papà e forse anche il colore dei capelli dal papà, però fisicamente e a livello di viso forse ha preso dalla mamma. C'ha anche delle zampine di gallina. Ho giocato un po' con i dettagli della pelle, ragazzi. Comunque lei è Alessandra Cobalto. Come aspirazione a sim rinascimentale, e abbiamo un carattere abbastanza particolare, ragazzi, perché abbiamo vegetariana, egocentrica, ma topo da biblioteca. Quindi sim rinascimentale, le piace tantissimo leggere. È una signora un po' più raffinata rispetto al nostro Ernesto, quindi forse non lo so se andranno d'accordissimo. Comunque lei è vegetariana perché è una che sta, diciamo, è alla moda, come dire, ora va non di moda, però è arrivato l'avvento del veganesimo, del vegetarianesimo, e quindi lei è diventata vegetariana, egocentrica, perché comunque, come potete vedere anche nell'episodio di ieri, lei ha visto la figlia in giro e doveva assolutamente esserci anche lei nell'episodio. E
lei è un po' egocentrica, andiamo a vedere la sua personalità. Gradisce le chiacchiere, la cottura al forno, l'affetto, i sim ottimisti, i complimenti, i sim idealisti, arredamento contemporaneo suburbano, discutere degli interessi, pettegolezzi, discussioni e l'arancione. Quindi lei è una donna super, le piace comunque ragazzi stare al centro dell'attenzione, quindi complimenti, sim ottimisti, affetto, chiacchiere, pettegolezzi, anche discussioni, discutere degli interessi, le piace a tutto tondo. Cosa non gradisce? World music, stile country ragazzi, lei è un po' più raffinata anche se vivono a Windenburg. Sim senza ambizione, le piacciono le persone con l'ambizione, ma attenzione, a differenza del marito che, a cui piacciono le persone che hanno dei sogni, quindi la figlia per esempio, il sogno della figlia lo capisce. L'ambizione per lei è essere, come dire, ambiziosi di un certo livello, cioè vorrebbe che la figlia fosse il sindaco della città, come dire. Non gli piace lo stile rocchettaro, non gli piacciono i sim casalinghi e le lamentele, le vuole della gente sprint, che si dà da fare, che ambisce al potere, parliamoci chiaro. Quindi un bel carattere, la nostra Alessandra Cobalto. Le ho messo questo vestito, comunque raga, lei è adulta, ma c'ha il fisico e c'ha, come dire... un carattere che la porta a essere molto giovanile, molto bella. Come vedete porta anche lo smalto alle unghie, c'ha i capelli lunghi così, super fighi, sempre in ordine, molto bella. Questo è il suo abito quotidiano. L'abito formale, eccola qui raga, una giovincella, una ragazza, una donna che non vuole smettere di essere giovane, come dire, una donna che diciamo anche un po' non accetta il fatto che stia invecchiando. Sportiva, lei ovviamente le piace la passione che ha la nostra Martina per il benessere, perché anche a lei piace comunque tenersi in forma, va in palestra, fa pilates, yoga, tutto quello che c'è da fare lo fa. Da notte ragazzi, ovviamente ho messo questo abito da notte, perché comunque lei è una gran gnocca e se lo può permettere. Abito da festa, guardatela, cioè ditemi se lei... quando entra in una stanza non si fa riconoscere, non, come dire, non prende l'attenzione. Raga, lo prende tantissimo ed è bellissimo. Tra l'altro questo è tra i tipi di look, se non erro l'ho preso direttamente da lì, questo abito è stupendo. Costume da bagno, molto easy, molto semplice, molto vado alle Maldive, cioè comunque non cammino in bikini, come dire. Clima caldo e clima freddo, ovviamente ragazzi, un leopardè ci sta. Clima caldo, forse è quello che mi piace di meno, l'ho preso dai look, raga, perché non volevo poi perdere così tanto... tempo dietro a... Ah, scusate, le manca un po' di trucco nel... le manca un po' di trucco, ragazzi, nel clima quotidiano. Lo facciamo da noi, dai. Lo facciamo da noi. Eccola qui. Top. Bellissimo. Un rossetto della MAC. No, questo non è della MAC. È una consegna. È un bel eyeliner e passa la paura. Ragazzi, cosa c'è? Chi c'è? Anzi, c'è un cock... Com'è che si chiama? Cock-capù? Il nostro Beto, che è un animale amichevole, ragazzi, guardatelo che bellino. Questo è l'animale che i genitori di Martina si sono presi quando lei è andata a vivere da sola. Bellino, un cagnolino di piccola statura, di piccola taglia, adorabile, bellino. Sto sperimentando anche nuove razze di cani, perché sennò prendo sempre dalmata, husky e labrador, ragazzi, in questo gioco. E invece ci sono tante razze e bisogna utilizzarle tutte. Va bene ragazzi, io direi che con questo episodio possiamo terminare qui. Fatemi sapere ovviamente cosa pensate di questi due genitori. Anche loro hanno un carattere molto particolare, molto forte. Mi piace che loro abbiano questo super carattere, che si facciano riconoscere. E ovviamente ragazzi faranno parte di questo gameplay, perché li vedremo nel prossimo episodio del gameplay. Io penso che andrò proprio a casa loro per utilizzare il lotto residenziale per vendere del cibo e litigare appunto con la madre, mi sa. E nulla raga, io vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzo, è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettere un piace, commentare, fatemi sapere cosa ne pensate, presentatevi se siete nuovi. Io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao a tutti.